Ciao, ciao. Ciao. Volevo fare un ripasso, stai riprendendo? Sì. State vedendo una palazzina che non c'è più a Roma, non c'è più. Una palazzina in un villino, in via Ticino, la vedete? Ecco, è stata abbattuta per decisione del comune, sindaco Scanzi. Allora io non sono stato fermo, ho per due volte chiamato Pignatone, famoso procuratore della Repubblica, ho denunciato questa cosa. Ho chiesto che andassero a fermare perché si sono scoperti i disegni del 1930. Nessuno ha fatto niente. Pignatone tranquillamente ha lasciato andare avanti il sindaco Raggi, che ha fatto abbattere il villino che vedete in via Ticino. Al suo posto, è questo il villino, l'architetto ha costruito il suo edificio, che è questo. Al suo posto c'è questo. Ecco. Questa è la ragione della querela della Raggi, avere io denunciato questo orrore, denunciato pubblicamente, ma denunciato anche a un procuratore che è stato del tutto indifferente. Ora, mentre io parlo e vi dico di questa cosa immonda che mi pare inqualificabile, c'è una persona che mi registra, c'è il sindaco di Salso Maggiore. Come ti pare questo intervento? Beh, non c'entra niente con quello che c'era prima. Sì, ma ti pare possibile che abbiano abbattuto questa cosa qui? No, assolutamente no, doveva essere tutelato a mio avviso. Ecco, ti sarebbe sembrato possibile farlo a Salso Maggiore? Assolutamente no. Hanno buttato giù questo edificio, lo vedi? Ecco, il sindaco lo vede per la prima volta, quindi non è un mio amico particolare. Stiamo tirando i monumenti di Salso Maggiore e vede questo edificio che non c'è più, non c'è più, non c'è più. È stato cancellato per fare, era così l'edificio, lo vedete anche con altri dettagli. Ecco, per questa ragione sono stato denunciato dalla Raggi, perché ho detto che questo era il modello, il metodo di Ciancimino, quando ha abbattuto i villini Liberty a Palermo e ha costruito gli edifici di cemento armato di speculazione. Mi pare che sia tutto logico. Ora, io non so perché il pubblico ministero voglia condannarmi a 4 mesi, non sono sicuramente preoccupato, però ritenevo mio dovere fare questa denuncia, e questa denuncia ha determinato la querela della Raggi. Ne sono orgoglioso, cosa devo dire? Devo pentirmi? Ecco qua, ecco cosa è diventato quel luogo. Lo dico perché qualcuno potrebbe essere disturbato dalle menzogne di qualcuno che nel suo sito YouTube dice che io ho detto delle cose terribili e che lui mi ha querelato. Sì, ogni volta che mi ha querelato ha perso. Credo che perderà anche la Raggi, perché se un magistrato ha gli occhi soffrirà, avrà un dolore fisico per la violenza che è stata fatta a Roma, abbattendo quel villino. Questo vi dico.